A ver. In italiano o in castellano? In italiano, sì. se fa la domanda a me, è meglio in italiano. Cercherò di essere breve. Voglio trattare di essere breve. Innanzitutto sono pienamente d'accordo sulla differenza tra il cristianesimo e il fatto che il cristianesimo non sia un'etica, non sia una religione, un insieme di valori, una dottrina. La mia domanda verte su quale sarebbe questo nuovo pensiero che lei propone. Cerco di argomentare. Perché nel corso della storia della filosofia l'alternanza tra giorno e notte c'è stata. Però, a mio giudizio, quando nella filosofia dell'inizio del Novecento si inizia a proporre un ritorno alla notte, è l'avvento del nichilismo. Cioè, l'elemento? Nichilismo. Nichilismo. Cioè, sì, sì. Non voglio capire qual è nel pensiero organico il ruolo della ragione. Perché, per esempio, Nietzsche propone giustamente nel pensiero meridiano un ritorno alla notte, alla vita, contro la ragione, quindi il dionisiaco contro l'apollineo. E anche Heidegger, da un certo punto di vista, critica la metafisica della luce, il pensiero critico, per un ritorno al pensiero poetante, quindi all'analogia, e quindi anche un abbandono della logica. Però è loro di fatto quello che, o anche il vitalismo, quello che farebbero è prendere la ragione e buttarla a mare per un ritorno a un sentimento, a un sentire, alla vita che vive se stessa. E non so, il pericolo appunto è che l'attivismo è che un po' tutto vale. O come direbbe Hegel, che è ancora con una metafora della luce, è la notte in cui tutte le vacche sono nere. La pregunta es cuál sería la propuesta del modo de entender la razón en una época orgánica, porque en la historia de la filosofía está clara esa sucesión, y quienes han tratado de renovar o de volver a una época orgánica, como Nietzsche o incluso Heidegger, que proponía la vuelta a la poesía, parece que han exaltado más el sentimiento y han luchado contra la razón. Entonces, más o menos. Síntesis. Sono proprio felice per questa domanda perché penso che è la più urgente domanda. Creo que es la pregunta más urgente y me hace ilusión. È veramente urgente e sono felice che qualcuno lo fa. Y estoy contento perché de que alguien la haga. Non siamo molti che ce la facciamo. Porque no somos muchos los que nos la hacemos. Vede. Mira. Io penso che la ricchezza di noi cristiani penso che la ricchezza de nosotros los cristianos è di attingere es la de buscar nell'epoca oppure alle personaggi del pensiero organico cristiano alla epoca de los personajes uscendo fuori del nostro ambito culturale dell'epoca organica cristiana saliendo fuera de nuestro ámbito cultural. Perché vedi, la ultima etapa dell'epoca critica, siccome c'è un gioco anche geopolitico, come hai también un juego geopolitico molto grosso, molto importante, gordo. Quale continente bisogna punire? Che continente sono los que hay que unir? L'Europa. Bisogna punire? Hay que punir, punire. Castigar, perdón. Bisogna punire l'Europa. Castigar l'Europa. E ci hanno punito. E nos han castigado. Noi non capiamo e non sentiamo più ya nosotros ya no entendemos che tutto ciò che è corpo di Cristo sentimos que todo lo que es è mio. De Cristo es mio. Io penso che per uscire fuori yo creo que para salir fuera, bisogna proprio abbandonare questi pensatori. Hay que abbandonar a estos pensadores. La loro epoca è passata. Su época ha pasado. Tra tempo qualcuno studierà di nuovo. Dentro un tempo qualcuno lo volverà a studiare. Ma adesso bisogna attingere agli altri. Hay que buscar a los otros, atender a los otros. E su questo punto, sobre este punto vorrei come esempio quisiera como ejemplo citare la Russia. Citar la Russia. Russia. La Russia, Russia è a livello europeo, nel livello europeo un fenomeno molto interessante. Un fenomeno muy interesante. Perché la Russia non ha avuto la modernità. Russia no ha tenido la modernidad. Russia zarista. La Russia zarista ha sigillato tutto. Ha sellado todo.
e non c'era un miscuglio del pensiero moderno. E non c'era nessuna mezcla con il pensamento moderno. Quando Pietro il Grande, quando Pedro il Grande apre la Russia, apre a Russia e guarda da Pietroburgo l'Europa e mira occidentale, San Petersburgo e l'Europa occidentale, lui dice, e dice: cosa potrei prendere dall'Occidente? Che è lo che potrei scogliere di Occidente? Per aiutarci a noi russi. Per aiutarnos a nosotros, los rusos. E io penso che oggi come oggi, y creo, pienso que hoy noi siamo in una situazione un po' simile. Estamos en una situación un poco semejante. Cosa ci può dire una tradizione cristiana? Che è lo che nos puede decir una tradición cristiana? Che solo alla fine attraverso la scuola di Soloviev. Che solo al final a través de la escuela de Soloviev. Conosce il pensiero moderno. Conoce el pensamiento moderno. Però lo digerisce. Pero lo digiere. Dalla organicità della Chiesa. Desde la organicidad de la Iglesia. Io sono tanto grato a Dio. Yo estoy muy agradecido a Dios. Che ho avuto un maestro. Que he tenido un maestro. Che mi ha fatto scoprire. Que me ha hecho descubrir. Questi pensatori. Estos pensadores. Perché vedi, per esempio, Soloviev. Porque mira, por ejemplo, Soloviev. Baltasar. Dice che al secondo millennio. Dice que en el segundo milenio. E con Tommaso d'Aquino il più grande pensatore cristiano. Con Santo Tomás de Aquino, el Tommaso d'Aquino lo abbiamo studiato fino al fegato. A Santo Tomás de Aquino lo hemos estudiado hasta el hígado. Ma Soloviev. Pero Soloviev. È sconosciutissimo. Es más que desconocido. Berdiaev. Florensky. Ivanov. Eudokimov. Sono uomini incredibili. Son hombres increíbles. Hanno sviluppato una intelligenza. Soloviev tenta una sintesi. Ha desarrollado una gran inteligencia. Tra scienza, ha intentado arte, una síntesis entre la teología, arte, teología, filosofía, ma con una mentalidad simbólica. Pero con una mentalidad simbólica. Yo pienso que la inteligencia que hoy va scoperta, la inteligencia es proposta al mundo, que hoy hay que descubrir esattamente y quella al mundo, simbólica. Es exactamente la ma simbólica. Siamo arrivati così lontano, pero hemos llegado tan lejos que Ricoeur, Heidegger ci insegnano cosa è simbolo. Nos enseñan lo que es el símbolo. No. Però no. Mi permettete? Permettetelo. No. No. Mi rifiuto a questo. Me niego. Perché? A questo. Perché non lo conoscono. Perché non lo conoscono. Simbolo hanno scoperto i cristiani. Il simbolo lo hanno descubierto los cristianos. Sarà Efrem il Siro. Sarà Efrem a insegnarmelo. Quien nos lo enseña. Ma non Ricoeur. Però non Ricoeur. Io penso che abbiamo talmente tante ricchezze. E penso che tenemos tales riquezas. Che vanno solo scoperte. Che solo hay que descubrirlo. Noi ci siamo così rinchiusi. Nos hemos encerrado tanto. Tra la nostra teologia. Entre nuestra teología. E il pensiero fuori della Chiesa. Y el pensamiento fuera de la Iglesia. Ma io penso che oggi urge. Pero pienso que hoy urge. Scoprire universalità della Chiesa. Descubrir la universalidad de la Iglesia. E tutti i tesori che sono nascosti dentro. Y todos los tesoros que están escondidos dentro. Io ho fatto tante conferenze in giro per l'Europa su Massimo Confessore, su Efrem il Siro, Giacomo di Saruk. Ti ho dato muchas conferencias en giras por Europa sobre San Efrem el Sirio, Massimo Confessore. Con un interesse immenso. Con un interés enorme. Tanto è vero che mi ricordo una volta ai seminaristi tedeschi. Che me acuerdo una vez con los facevo otto giorni di esercizi. Alemanes, les estaba dando unos ejercicios de 8 días. Primo giorno arrivano tutti così. Todos el primer día llegaron así, no? Como ha dicho. Perché cosa può dire un artista? Che nos va a decir un artista? Un teologo artista. Un teologo artista. Per di più sloveno. Y que encima es sloveno. Un buco piccolo. Un país pequeñito. Nelle montagne alpine. Nelle montagne alpine. Non si vede neanche. Que ni siquiera se ve. Allora io ho parlato. Entonces yo llegué y hablé. Con la Bibbia. Con la Biblia. La teologia. La teología. Pomeriggio cominciano a scrivere. Por la tarde ya empiezan a escribir. Giorno dopo scrivevano tutto. Al día siguiente estaban escribiendo todo. Tutto. Todo. Terzo giorno. El tercer día. Padre. Padre. Da dove lei questi pensieri? De dónde saca usted estos pensamientos? Questo modo ricco di vedere le cose. Este modo rico de ver las cosas. No, sono io così. Soy yo así que. Perché se io avessi detto, si yo les hubiera dicho, autori russi, autores rusos, serbi, serbios, rumeni, rumanos. Ma ultimo giorno, pero el último día, quando ho detto, cuando lo he dicho, sai che ho ricevuto mesi dopo delle lettere, meses después me llegaron cartas, sono andati a leggere, que han, e hanno scoperto una novità, a perché nessuno conosce, y han descubierto una novedad porque ninguno los conoce.
La Chiesa è un organismo. La Iglesia es un organismo. E c'è dentro di sé tutto ciò che noi necessitiamo per vivere la fede oggi. Tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir la fe hoy. Così che io suggerisco un'apertura ai spazi nuovi. De modo que yo sugiero una apertura a spazi nuovi. Cosa sarebbe la teologia spagnola? Che sarebbe la teologia spagnola? Se 20 anni fa, si hace 20 30, años, 30, non si sarebbe lasciata non si hubiera dejado influenzare, per esempio, dalla teologia della liberazione latinoamericana, por la teología de la liberación latinoamericana, por ejemplo, ma di un altro mondo, sino por otro mundo. Sarebbe una bomba. Sería una bomba. Ma da Latinoamerica, pero de Latinoamérica, difficile che viene una ispirazione nuova. Que venga una inspiración nueva. Perché? Perché? Devono trovare l'ingresso nell'organico. Perché ellos tienen que encontrar la entrada en lo orgánico. E prima, di nuovo, non verrà niente. De nuevo no va a venir nada. Saranno solo reazioni. Serán solo reacciones. Come Nord America. Como en Norteamérica. E non sono per nulla violento. Y no soy para nada violento. Per nulla. Pero ma è una constatazione. Pero es una constatación. Dove si oscilla? Entre qué se oscila. Tra neoscolastica e Freud. Neoscolástica y Freud. Tra psicologismo. Entre psicologismo. Io altro non ho visto cose grosse nuove. Io non ho visto nada más, non anzi, ho visto nada nuevo. Alla Gregoriana, es más, en la Gregoriana io vedo i studenti che vanno a attaccare il professore, que van a atacar al profesor, perché ha citato il massimo confessore, a Máximo el confesor, e non neoscolastica. Y no a la neoscolástica. Cioè, padre, volevo fare un'altra domanda. E proprio perché dobbiamo tornare a questo simbolismo di fondo, a parte questi artisti sconosciuti come lei diceva, volevo chiederle, non è importante oggi tornare a spiegare davvero cos'è la liturgia, che è la nostra massima fonte, no? Ed è il simbolismo più importante, dato che oggi chissà non la conosciamo neanche tanto bene. Non è forse lì il punto dove partire per fare l'esperienza di questo simbolo, per viverlo? No, la pregunta es si además de estos autores no considera que es necesario volver a explicar para comprender la liturgia, que es la fuente de la vida. Questa è un'altra domanda. Esta es otra pregunta per miei orecchi. Para mis oídos. Otra pregunta importante. E mi piace molto, me gusta mucho, il passaggio dal spiegare a avere esperienza. El paso entre explicar y tener la experiencia. Molto buono. Muy bueno. Perché spiegare la liturgia? Porque explicar la liturgia è come spiegare il simbolo. Es como explicar el símbolo. È sempre un rischio. Es siempre un riesgo. Ma bisogna fare esperienza. Sino que hay que hacer la experiencia. Ma qui ci sono due cose delicate. Pero aquí hay dos cosas delicadas. Noi siamo diventati tutti razionalisti nolente o volente. Queriéndolo o no, todos nos hemos hecho racionalistas. Tutta la nostra pastorale è diventata una scuola. Toda nuestra pastoral ha sido una escuela. Non oggi, da tantissimo tempo. No hoy, sino desde noi sempre insegniamo. Siempre estamos enseñando. Catechismo, ¿cómo se llama? Un'ora de la doctrina. Catecismo, en un tiempo se llamaba la hora de doctrina. Allora, siempre enseñamos. Siempre estamos enseñando. Allora, cominciamo a enseñar la liturgia. Entonces, vamos a enseñar la liturgia. E dice, vedi, cuando el sacerdote versa el vino dentro. El sacerdote echa el vino. Questo significa. Esto significa. È una blasfemia. Es una blasfemia. Perché? Perché? Perché quando io vedo un segnale. Perché quando io vedo una señal. Triangolo, un triangolo con la punta giù con la punta sulla strada abajo, questo significa, esto significa, ma mettere pero, il calice con vino a livello del segnale stradale, poner el cáliz con el vino en el mismo nivel que la señal de tráfico, è una blasfemia. Es una blasfemia. Non significa niente. No significa nada. È proprio un'altra cosa. Es precisamente otra cosa. Un altro livello. Es otro nivel. È un altro livello. Está en otro nivel. Allora, prima cosa, non cominciamo a spiegare perché faremo dei danni. Entonces, lo primero es que no empecemos a explicar porque vamos a hacer daño. Secondo è l'esperienza. Lo segundo es la experiencia. Quando l'epoca moderna dice l'esperienza. Cuando la época moderna dice experiencia. Fa riferimento al soggetto. Hace referencia al sujeto. Io ho l'esperienza di Dio. Yo tengo la experiencia de Dios. Buonanotte. Buenas noches. Io che c'entro? Io ahí que pinto.
È tutto da verificare. Tutto è per verificare. È la tua fissazione. È la tua patologia. Tu patologia. Sei indemoniato. Estás endemoniado. Sei drogato. Estás drogado. Cioè, cos'è? Che è? Non lo so. Non lo so. È una ideologia. È una ideologia. Sei plagiato. Estás plagiado. Non lo so, tante cose. Non lo so. Nel primo millennio, nel primer millennio, nell'epoca patristica, l'epoca patristica, la Pereira esperienza, para tener la experiencia, ha un'altra cosa. Significa, veramente un'altra cosa. Cosa è l'esperienza? Che è l'esperienza? Esperienza è uguale. L'esperienza è uguale. Chiesa. A Iglesia. Tu es ergo sum. Tu es ergo sum. Tu eres luego yo. È l'esperienza della vita nuova. L'esperienza della vita nuova. Che io vivo. Che io vivo. Dopo che sono morto. Después de que he muerto. Come individuo. Como individuo. E risorgo come persona. E resucito come persona. Voi sapete che i padri vedevano nel peccato, la caduta dell'uomo, la caída del hombre, alla natura, alla naturaleza, cioè diventa un individuo. Es decir, se convierte en individuo. E quando l'individuo riceve la vita divina, solo cuando el individuo recibe la vida divina, muere, perché diventa persona, porque se convierte en persona, intessuta, tejida, in un organismo comunionale, che è il corpo di Cristo. Que es el cuerpo de Cristo. Io ricevo la vita di Dio, yo recibo la vida de Dios, quando mi scopro corpo di Cristo. Cuando me descubro cuerpo de Cristo. Insieme a te, a lui, contigo, lei, a él, eccetera. O a ella, eccetera. Oh, cambia tutto. Entonces cambia todo. Allora l'esperienza, per i cristiani è proprio l'esperienza comunionale, los cristianos es ecclesiale, la experiencia comunionale, e non individuale. Ecclesial, y no tu es ergo sum. Tu es ergo questa sum. È l'esperienza per i cristiani. Esta es la experiencia para los cristianos. E questa è la liturgia. Y esta es la liturgia. Perciò por eso, tu trovi in me un grande alleato. Por eso tú encontrarás en mí un gran aliado. Perché io penso che proprio liturgia ci è saltata. Porque pienso que precisamente ma la non liturgia oggi. Ha saltado, pero no hoy. Nella contrarriforma. En la contrarreforma. Abbiamo comunque esagerato. Hemos exagerado. Misale di Pio V. El misal de Pio V. È comunque una liturgia centrata, individual centrata. Es una liturgia individual centrada. E l'Eucaristia è concentrata tutta sulla presenza di Dio. Y la Eucaristía está centrada sobre la presencia de Dios. Che non può essere mai messa in discussione. Que no puede ser nunca puesta en discusión. No? Sarebbe assurdo. Sería absurdo. Però l'Eucaristia è molto di più. Pero l'Eucaristía es mucho más. È molto di più. Faccio solo un paio di esempi. Pongo solo un par de ejemplos. È l'ingresso nel regno. Es el ingreso, la entrada en el reino. È un'esperienza escatologica di ogni Eucaristia. Es una experiencia escatológica en cada Eucaristía. Noi abbiamo creato una escatología hegeliana. Hemos creado una escatología idealista. Hegeliana, idealista. E poi marxista. Y después marxista. Cioè tutto qua. Es decir, todo aquí. Mentre ogni Eucaristia, mientras que toda Eucaristía, noi siamo commensali di Cristo. Somos comensales de Cristo. Dove è Cristo? ¿Dónde está Cristo? Nel regno. En el reino. Nella piazza d'oro dell'Apocalisse 21. La plaza de oro del Apocalipsis 21 y 22. È la convocazione dell'intero corpo di Cristo. Es la convocación del todo el cuerpo. Tutte de Cristo, le generazioni. Todas las generaciones. Io mi incontro con tutti in Cristo. Yo me encuentro con todos en Cristo. E quando sono sulla piazza. Y cuando estoy sobre la plaza. E si conclude prefazio. Y se concluye el prefacio. Viene esplicitamente detto che siamo ormai un solo coro. Se dice explícitamente que somos un solo coro. Gli angeli, los ángeles, i santi, los santos, e noi nella storia. Y nosotros en la historia. A una sola voce. Con una sola voz. Santo, 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 santo. E quando si conclude l'anafora. Y cuando se concluye la anáfora. La preghiera eucaristica. Anáfora in greco. Anáfora in greco. Che è una salita. Que es una subida. E noi adesso si confonde un po' perché contrarriforma. Porque ahora nosotros confundimos un poco porque abbiamo dovuto far vedere la presenza. Hemos tenido que hacer ver allora la presencia. Ci si innalza l'ostia, no? Entonces sube la hostia. Ma per 14 secoli non si innalzava così pero l'ostia, 14 no? siglos no se ensalzaba así la hostia. Ma si alzava quando? Se levantaba cuando? Quando si finisce. Cuando se concluye. Quando si arriva al cima. Cuando se llega a la cima. Siamo davanti al Padre. Estamos delante del Padre. Tutti in Cristo. Todos en Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre. Stupendo. Es estupendo. Lì, tutti quanti insieme. Allí, todos juntos. Una meraviglia. Es una maravilla. Allora possiamo dire Padre nostro. Entonces es cuando podemos decir Padre nuestro.
meraviglioso. Allora c'è una serie di realtà liturgiche di una profondità unica. Hay una serie de realidades litúrgicas de una profundidad única. Per esempio quella del cibo. Por ejemplo la de la comida. Il mio lavoro. Mi trabajo. Diventa cibo per la vita eterna. Se convierte en il mio lavoro. Para la vida eterna. Mi trabajo. Potete immaginare che voi potete fare 100 rosari. Podéis imaginar que podéis hacer 100 rosarios. Non aggiungerete un millimetro. No vais a añadir ni un milímetro. All'Eucaristia. All'Eucaristia. Perché il tuo lavoro della settimana. Porque tu trabajo de la semana. Ti torna come la vita eterna. Como vida eterna. Come bevanda di salvezza. Como bebida de salvación. È incredibile. Noi siamo ciò che mangiamo, diceva Feuerbach. Feuerbach decía, nosotros somos lo que comemos. Ma non ha capito. Pero no lo entendió. Come dice Schmemann. Como dice Schmemann. Ma noi capiamo. Pero nosotros sí que lo e siamo ciò che mangiamo. Que somos lo que comemos. È una bomba. Es una bomba. E ci sono tantissime cose dell'Eucaristia che vanno tutte riscoperte. Hay que descubrir tantísimas cosas de Eucaristía. E questo, esto, per scoprire liturgia, para descubrir la liturgia, bisogna studiare quell'epoca quando cristiani creavano liturgia. Estudiar aquella época en que los cristianos creaban la liturgia. Perché allora si capisce cosa volevano. Porque entonces se entiende qué es. Perché lo facevano. Porque lo hacían. Qual era il loro orizzonte. Qual era su horizonte. Non possiamo prendere ultimi due secoli. No podemos coger los últimos dos siglos. E pensare che scopriamo la tradizione. Y pensar que descubrimos la tradición. La ignoranza. La ignorancia. Ci ha fatto già tanto male. Ya nos ha hecho demasiado daño. E questa è proprio grossissima. Y esta es precisamente no? De las más gordas. Ti immagini quando noi andavamo nel Nord America, Sud America, in Africa. Te imaginas cuando íbamos a Norte se non fossimo ignoranti. O a África, si no hubiéramos sido ignorantes. Ma facevamo una memoria del primo millennio. Sino que hubiéramos hecho una memoria del primer milenio. Arrivando lì. Al llegar allí. Facevamo come Matteo Ricci. Habríamos hecho lo que Matteo Ricci. Perché? ¿Por qué? Perché lui ha trovato un clima organico. Porque él encontró un clima orgánico. Oh, dice qui conviene inmediatamente fare il ponte. Claro, dijo aquí lo que hay que hacer inmediatamente es un puente. Però siamo andati da ignoranti, cioè non sapevamo più che abbiamo avuto 14 secoli prima. Pero hemos ido como ignorantes y siamo arrivati come se fossimo totalità, ma non eravamo totalità. Como si hubiéramos sido ya una totalidad. Così che io sono molto a favore di questo, solo che vedi. Il Vaticano II solo que tener en cuenta que el ha avuto la cima intellettuale, amici ortodossi, la cima intellettuale, liturgisti, ortodoxos, liturgistas, mi dicono me dicen, la cima dell'epoca moderna, la cima de la época moderna, del pensiero liturgico, del pensamiento litúrgico, sono quelli che hanno preparato il Vaticano II. Son los que han preparado el Vaticano II los que lo dicono molti liturgisti dell'ortodossia. Me lo dicen muchos liturgistas de la ortodoxia. Questa è la cima. Esta es la cima. Purtroppo. Desgraciadamente. ¿Qué cosa es successo? ¿Qué es lo que ha pasado? Avevo questa grazia di conoscere. Tenía, he tenido esta gracia de conocer. Yves Conga, Henri de Lubac. Henri de Lubac. E mi diceva. Me decía. Dove è il dramma del Vaticano II? ¿Dónde está el drama del Vaticano II? Che l'hanno trasmesso alla Chiesa. Que lo han transmitido a la Iglesia. I giornalisti. Los periodistas. Ma non i vescovi. Y no los obispos. E noi siamo entrati in una onda culturale y hemos entrado en una ola cultural allergica, allergica a tutta la struttura della tradizione. Toda la estructura de la tradición. Sì, ma traduzione dell'epoca critica che era sí, uno scheletro. La tradición de la época che era critica, di piombo. Que era un esqueleto de plomo. E invece di andare dietro en vez de ir atrás, e ispirarsi dell'epoca precedente, ispirarnos en la época precedente, abbiamo buttato giù quella tradizione che era tradizionalismo la tradición, e abbiamo buttato fuori quello che hanno preparato per Vaticano II. Hemos caído en el tradicionalismo y hemos tirado fuera todo. Oggi dobbiamo riscoprirlo. Habían descubierto los que preparan el Vaticano II y hoy tenemos que descubrirlo. Però è il linguaggio più integro, perché nella liturgia c'è simbolo, c'è metafora, c'è dogma, c'è tutto. Pero es el lenguaje más completo porque en la liturgia hay metáfora, hay símbolo, hay dogma, está todo. Sí. Marco, muchas gracias. Yo pensaría que es posible que con estas categorías tan lúcidas que nos ha explicado, hice una lectura de qué es la universidad. Sí, con queste categorie così lucide che lei ha esposto, si può fare una lettura di quale sarebbe la natura dell'università in questa epoca
della fine critica e l'indice dell'organica, o come dovrebbe essere l'università. E a mio parere, se si tratta di un'università cattolica, di un'università cristiana, e a mio modo di intendersi, se si tratta di un'università cattolica cristiana, il nostro compito è veramente quello di nostra tarea è precisamente di cercare la de buscar una mentalità, una intelligenza, una mentalità, una intelligenza che organicamente fa parte di questa novità della nostra vita, che organicamente forma parte di questa novità della nostra vita. Io penso che le università, le scuole, che las universidades, las escuelas, sono arrivate a una specie di deriva, han llegado a una especie de deriva, dove sembra che Cristo non passava più, donde parece que Cristo ya no pasaba por allí. Noi dobbiamo sapere che questo problema europeo adesso, tenemos que saber que este problema europeo de in ahora, gran parte, en gran parte, tutte queste generazioni, todas estas generaciones, sono venute fuori dalle scuole cattoliche, han salido de escuelas católicas. Questo è un dato di storia. Es un dato de la historia. Si vede che qualcosa non andava. Se ve que hay algo que no iba bien. Que noi continuamo con una chiesa, con una iglesia parastatale, paraestatal, funzionale. Funcional. Invece, in cambio, provo a pensare come sarebbe, intenta pensar cómo sería, se il collegio dei professori, si el colegio de profesores, fosse una realtà ecclesiale veramente. Fuera realmente una realidad eclesial. Se veramente nell'università si vive, si de verdad en la universidad se vive ciò che è la verità cristiana, lo que es la verdad cristiana, cioè una chiesa eucaristica, es decir, una iglesia eucarística. Allora questi professori, entonces estos profesores, avrebbero un modo di pensare diverso, tendrían un modo de pensar diverso. Allora l'università deve far percorso di tutta la storia dell'intelligenza e di ricerca. La universidad tiene que hacer todo el recorrido de investigación de la Pero non può far meno, no puede no hacerlo, ma deve offrire anche ciò che è il pensiero cristiano. Pero tiene que ofrecer también lo que es el pensamiento cristiano. E il pensiero cristiano non è una cosa sterile, un elenco di valori. El pensamiento cristiano no es algo estéril, una lista de o di filosofie che trattano i nostri argomenti. O de filosofías que tratan de nuestros argumentos. Ma è una intelligenza che è espressione di una vita. Es una inteligencia que es expresión de una vida. Guardi, se mi permette, dico solo una cosa, se mi permette. Si mi permette. Però vorrei proprio farlo una cosa, pero, molto veloce, ma sarà utile. Muy deprisa, pero será útil. Ecco, ci siamo qua. Ecco, faccio solo questo esempio. Pongo solo este ejemplo. Siamo a Monreale, in Sicilia. Estamos en Monreale, en Sicilia. Cristo è il capo. Cristo es el jefe. No? La chiesa è il suo corpo. La iglesia es su cuerpo. La sua sposa. Su esposa. Questa chiesa, esta iglesia, è piena, tutte le pareti, siccome sono autoritratto della chiesa, come sono autoritratto della iglesia, todas cioè las paredes sono ritratto del corpo di Cristo, es retrato del cuerpo de Cristo, sono le immagini, son las imágenes, sono i santi, los santos, tutto è abitato, todo está habitado, e nessuna immagine è isolata. Y ninguna imagen está aislada. Tutte le immagini, perdón, tutte le immagini sono in corrispondenza. Todas las imágenes están en correlación. Per esempio, correspondencia. Qui ejemplo, Dio sta creando le acque. Aquí, por ejemplo, Dios está creando las aguas. Qui aquí c'è la barca di Noè. Cioè la tragedia delle acque. La tragedia de las aguas. Qui c'è il rovetto ardente, c'è la salvezza della está la zarza ardiendo. La qui sotto, aquí debajo, c'è Pietro che viene tirato fuori delle acque. Sta Pedro che sta salvato delle acque. Cioè ogni cosa ha un aggancio con l'altra. Tutto tiene un enganche con l'altro. Ogni cosa si spiega con l'altra. Toda cosa, cualquier imagen se explica con otra. Ogni immagine trova senso nell'altra. Toda imagen encuentra sentido en la otra. Perché questo è il pensiero comunionale. Porque esto es pensamiento comunional. Questo è il compito dell'Università Cattolica. Esta es la tarea de la Universidad Católica. A far vedere l'organismo. Hacer ver el organismo. Questo è Soloviev. Esto es Soloviev. Qui c'è il genio di Soloviev. Este es el genio de Soloviev. Ma guarda cosa è accaduto. Pero mira lo que ha pasado. Guarda la chiesa contro riforma. Esta es una iglesia un altare qui. Un altare, un altare qui. Otro allí. Un altare qui. Otro allí. Un santo qui. Aquí un santo. Un santo qui sopra. Otro santo ahí encima.
tutto isolato. Guarda, questa è una chiesa classica nostra. Es una iglesia clásica nostra. Qui c'è un santo, qui c'è un angelo, qui c'è un santo, qui c'è un altro santo, qui c'è un angelo, qui c'è un altro santo. Ma che cosa li unisce? Però che è lo che los une? Dove è la mentalità? Dove sta la mentalità? Del corpo di Cristo. Del corpo di Cristo. Della vita nuova. Della vita nuova. Non c'è la teologia. Non hay teología. La teologia sta all'università. La teologia sta alla università. Qui c'è solo devozione. Ahí solo hay devoción. Totalmente individuale. Totalmente individuale. Il fallimento di cristianesimo, dice Berdiaev, el fallo del cristianismo, dice è il Berdiaev, demonio della perfezione dell'individuo. Es el demonio de la perfección del individuo. Tu entri in noviziato, io devo migliorare, io devo fare, mejorar, yo tengo nel seminario, nelle nostre lezioni, nelle nostre clases, conferenze, perfezionarsi. Sí, ma come? Sí, andando da questo santo, chiedere una grazia. Vas con este santo, per chi? Una gracia, para per qué? Me. Para mí. Per la mia mamma, para mi mamá, per i miei bisogni. Para mis necesidades. Ma dove questo cristiano tanto devoto, pero dónde está este cristiano tan devoto, imparerà y dónde va il pensare? Aprender a pensar. Deve andare all'università. Tiene que ir a la universidad. Che triste. Qué triste. Che la Chiesa non può offrire una mentalità. La Iglesia no puede ofrecer una mentalidad. Nella Chiesa che abbiamo visto prima, oppure molto umilmente. En la Iglesia que hemos visto antes o mucho perciò siamo arrivati qua. Mucho más humildemente ahora hemos llegado a esto. Il vuoto totale. El vacío total. Riempito del paganesimo, del nichilismo, di tutte le fesserie. Relleno de paganismo, de nichilismo. Però bisognerebbe aver coraggio. Sería necesario tener el coraje. Io l'ho proposto molto umilmente. Te lo he propuesto muy humildemente. Nella Basilica di Giovanni Paolo II a Washington. En la Basílica de San Juan Pablo II en Washington. Dove tutte le immagini si corrispondono e si cercano. Donde todas las imágenes se corresponden y se buscan. E umilmente. Humildemente. Ma le garantisco. Pero os lo garantizo. Che non ho tradito mai Giovanni Paolo II. Que no he traicionado nunca. Ma che c'è una teologia qui dentro. Aquí dentro. Che non ha nulla da temere. Que no tiene nada que temer. Né di Baltasar, né di Rahner, ni de Baltasar, né ni de Lubac, né di Romano Guardini. Qui c'è tutto. Aquí está todo. E ogni bambino che viene qua, y todo niño que llega aquí, imparerà a pensare. Va a aprender a pensar. Ma che noi siamo fuori del criterio è già il segno que estamos fuera del criterio es el signo che i preti facevano catechismo. De que los sacerdotes hacían catecismo. Io del mio catechismo e avevo preti santi. Io del mio catecismo ricordo due piccole cosette. Sacerdotes santos, però solo ricordo due pequeñas cose. Del mio papà. De mi papà. E della mia mamma. De mi mamá. Ancora oggi usano la teologia. Todavía hoy uso la teología. Perché da catechista. Porque era catequista. E la mamma. Porque la madre. Il catechista. La mamá era la catechista. Loro hanno la grazia dello Stato. Ellos tienen la gracia de loro hanno un sacramento. Ellos tienen un sacramento. Loro sanno come si trasmette con latte. Ellos saben cómo se transmite con leche. Anche il pensiero. También el pensamiento. Ma se mamma deve fare le scienze religiose. Pero si mamá tiene que hacer ciencias religiosas. Per poter insegnare. Para poder enseñar. Vuol dire che non ci siamo. Quiere decir que no. E il compito dell'università è questo. Y la tarea de la universidad es esta. A far vedere. Hacer ver. Quale cosa unisce le cose. Che è lo che une tutte le cose. Che cosa unisce? Che unisce. Vedete che atomismo, separazione. L'atomismo, la separazione. È la tragedia nostra. È nostra tragedia. Ogni scienza afferma la propria. Toda ciencia se afirma a sí mismo. Ogni conoscenza afferma la propria. Todo conocimiento. E noi pensiamo che con etica y creemos que con la regoleremo. Etica vamos a regularlo. La scienza se ne infischia. Y la ciencia. Allora, cristiani abbiamo la nostra ora, proprio straordinaria. L'università. Los cristianos tenemos la hora justo straordinaria, la universidad. A partire dalla vita. A partir de la vida. Di un gruppo dei docenti. De un grupo de docentes. Può nascere. Puede nacer. Una mentalità nuova. Una mentalidad nueva. Sarà una bomba per il futuro. Será una bomba para el futuro. Altrimenti io non vedo nessun senso dell'università cattolica. De otro modo no veo ningún sentido para una universidad católica. Io sono uscito dalla scuola di Tito. Yo he salido de la escuela de Tito, esloveno. Non sono neanche tanto male alla fine. Y parece que no he salido tan mal al final. Io penso che non trovo nessuna giustificazione dell'università cattolica se non questa.
pienso que no encuentro ninguna justificación de la Universidad Católica si no es esta. Come per esempio la televisione cattolica. Por ejemplo, la televisión católica. È solo la spesa. Solo los gastos. Poi guardo telegiornale. Miro el telediario. Sono uguali che quello dell'altro. Iguales que los de las otras. Ma allora scusa. Pero entonces, perdona. Siamo corpo di Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Stiamo parlando di Iraq. Estamos hablando de Irak. Benissimo. Muy bien. Faccio una telefonata. Hago una llamada. A un cristiano lì. Un cristiano de allí. E mi faccio raccontare le cose. Y hago que me cuente las cosas. Questo non lo farà nessun'altra televisione. No lo va a hacer ninguna otra televisión. Ma non siamo creativi. Pero no somos creativos. Perché non siamo creativi? Perché no somos creativos? Perché manca la vita. Porque falta la vida. Solo la vita è creativa. Solo la vida es creativa. Sí. Gracias, padre Marco, por todo lo que nos ha... Muchas gracias por todo lo que nos ha aportado. Una pregunta directa y aparentemente dramática. Una pregunta directa y dramática. Dice Andrea Riccardi, en su conocida obra El siglo de los mártires, que el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Llevamos apenas dos décadas del siglo XXI y las perspectivas no parecen muy diferentes. La perspectiva de cuestiones de color. Sí. Molto simile a quelle del secolo del martirio. ¿Cree que este martirio masivo, comunal, es un signo crepuscular, como usted ha llamado, el tiempo complejo del crepúsculo? O dicho de otra manera, nos ha invitado a que en esta hora extraordinaria seamos vivos y creativos. Ser vivos y creativos hoy pasa necesariamente por entender y vivir el martirio, no individualmente, sino como esta creatividad, Ángel. Guarda, grazie per questa domanda, grazie molto profonda. Pregunta, muy profunda. E una volta in un colloquio con Giovanni Paolo II, una vez en una conversación con Juan Pablo II, lui mi diceva che il tre secoli del martirio hanno prodotto la più grande teologia che è il quarto secolo. Han producido la gran teología que fue la del cuarto siglo. Noi abbiamo nel XX secolo, nosotros tenemos en el siglo XX, contemporaneamente, a la vez, la cima di teologia, la cima de la teología, de Lubac, Congar, Romano Guardini, eccetera, e il martirio. Y el martirio. E si ferma e dice, y se para y me dice, ho paura che non è sufficiente. Tengo miedo de que no sea suficiente. Perché non abbiamo saputo apprezzare questa teologia. Perché non abbiamo saputo apprezzare questa teologia. E vedi, adesso, come è difficile, io vedo, ahora, faccio tante lezioni ai sacerdoti, esercizi, conferenze di aggiornamento. Come è difficile cursos. Dire loro che, difficile es decirles a ellos che per imparare a pensare, che para aprender a pensar, io devo andare Yo tengo que a vedere i testimoni, a ver, los testigos, i martiri, los mártires, le mamme che oggi que hoy, nei palazzi di Madrid los edificios vivono de Madrid, la fede, viven la fe, contro tutto il clima culturale, contra todo el clima cultural, loro umilmente, ellas da nascosto, a escondidas, vivono la fede, viven su fe. E non sono né in primi giornali no ni en, né nella televisione. Portadas de los periódicos, ni en la televisión. E come difficile mi credono? Y cómo es difícil que me crean, que me crean que no debo leer un artículo de un grande sociólogo tedesco que americano, no tengo que leer un gran artículo de un sociólogo alemán o americano, más sentir un iraqueno, sino escuchar a uno de Irak, a un iraquí, un copto, a un copto. In questo momento la chiesa più forte, en este momento la iglesia más fuerte, e la chiesa copta e caldea, es la iglesia copta y la iglesia caldea. Loro hanno da dirci qualcosa. Ellos tienen algo que decirnos. Io penso che è indispensabile. Yo pienso que es indispensable. Indispensabile di tener conto di questo. De tener en cuenta esto. Ma noi preferiamo. Pero preferimos. L'intelligenza separata della vita, la inteligencia separada de la vida. Che si elabora da sola. Que se elabora por sí sola. E invece io sono convinto. Estoy convencido. Che il martirio ci sarà. Que el martirio habrá martirio. Ci sarà. Habrá martirio. Non c'è nessun dubbio. No hay ninguna duda. Perché? Perché siamo all'inizio di una nuova era cristiana. Porque estamos al inicio de una nueva era cristiana.
Adesso sta emergendo che l'Europa ha quelli 8-12% di cristiani. Ora sta surgendo che in Europa hay un 8-12% di cristiani. E questi erano sempre. E questi stavano sempre. Oggi non è niente peggio. Solo che si sta purificando. Solo che si sta purificando. E prima era molto cattolico tutto. Primero era todo muy católico. Ma meglio non scoprire che cosa tutto si è vissuto. Pero mejor no descubrir. Basta andare nei libri battesimali. Basta ir a los libros del a vedere quanti bambini sono fuori del matrimonio. A ver cuántos niños. E quanti sono con un piccolo segno del parroco. Y cuántos estaban con una pequeña señal del párroco. Che si è fatto un segno, questo non è di questo padre. Que ha hecho una pequeña señal para decir este no es cosa este vivevano padre, le famiglie doc cattoliche. Che es lo que vivían las familias llamadas católicas. Meglio lasciare. Mejor dejarlo. Però oggi, siccome abbiamo suscitato una forte allergia, pero como hemos suscitado una fuerte energía, noi abbiamo un rifiuto arrabbiato della nostra situazione. Tenemos un rechazo rabioso de nuestra situación. Il mondo ci sta rifiutando, ma arrabbiato. El mundo nos está rechazando, pero con rabia. E io questo temo. Lo temo. Ho paura. Tengo miedo. Non sarà facile. No va a ser fácil. Ma è necessario. Pero es necesario. Perché questo ci porterà veramente nella nuova epoca dove la vita sarà il primato. Perché questo nos llevará a una nuova epoca in la che la primazia se dà la fin vida. Quando noi pensiamo che la Chiesa andrà avanti sui progetti pastorali. Mientras nosotros pensemos que la Iglesia va a ir adelante con los proyectos pastorales. Non abbiamo capito no molto. Non abbiamo entendido nada. È la vita che nel Vangelo di Giovanni, la vita la che, capitolo 15, Evangelio de San Juan, viene detto 15, esplicitamente 15, che è il Padre che ci porta. È il Padre che nos lleva. È il Padre ci porta. Non siamo noi. No somos nosotros. È la storia. È la storia. La storia che ci plasma. La storia la che nos plasma. E questo momento, io penso che è un momento di per sé bello. Este momento es un momento por sí mismo bello. Pero siamo testardi, ¿no? Pero somos testarudos. Vedi, calzotos. Proprio Riccardi. Mira, precisamente Riccardi ha capito una cosa importantissima. Ha entendido algo importantísimo. L'ha scritto. Lo ha scritto. Lo abbiamo detto tanti, forse. Lo hemos dicho muchos. Giovanni Paolo II, mi ricordo i colloqui, ¿no? Cioè, me acuerdo de Juan Pablo II con las conversaciones. Perché Dio, la provvidenza divina, è fatto passare metà dell'est, metà dell'Europa in una prova sotto comunismo. Perché Dio ha fatto passare la metà dell'Europa per una prova. Per dire una cosa a tutta la Chiesa. Per dire algo a tutta la Iglesia. E qual è quella cosa? E che è questo? Che la Chiesa, que la Iglesia, per fare la sua missione, para hacer su misión, para non cumplir, necessita le strutture parastatali. Para que la Iglesia se dé cuenta de que para cumplir su misión no necesita la estructura paraestatal. A noi è stato tolto tutto. A nosotros se nos quitó todo. E la Chiesa è cresciuta così. Y la Iglesia creció así. In Slovenia. En Eslovenia. Io mi ricordo. Yo me acuerdo. 15 anni fa. Hace 15 años. 20. 20. La istituzione più popolare. La institución más popular. Più stimata. Más estimada, más querida. Più rispettata. Más respetada. Era la Chiesa. Era la Iglesia. Il sacerdote. Los sacerdotes. Il cristiano. El cristiano. Poi abbiamo cominciato a combattere. Después hemos empezado a luchar. Perché lo Stato ci ridia ciò che il comunismo ha preso. Para que el Estado nos devolviera todo lo que el comunismo había quitado. Per avere le scuole. Para tener las escuelas. Per avere le istituzioni. Tener las instituciones. Bisogna avere i soldi. Bisogna avere le fonti. Tener dinero. Fondi. Tener los fondos para mantenerlo. Oggi è la istituzione più odiata. Hoy es la institución más odiada. In 20 anni. En 20 años. Decadenza così. La decadencia ha sido en picado. Perché siamo arrivati all'Occidente? Perché hemos llegado a Occidente. E abbiamo cominciato a copiare. Y hemos empezado a copiar. Esattamente quando qui crollava tutto. Justo cuando aquí se estaba desmoronando todo. Che stupidi. Qué estúpidos. Perché non facciamo insieme? Porque no hacemos una riflessione. Una reflexión. Cosa Dio voleva dire? Qué es lo que Dios nos quería decir. Giovanni Paolo II ha detto: ho fatto convocare un sinodo. Dijo: he hecho convocar un sinodo. Affinché. Para que. Europa si parlasse. En Europa se hablase. E capisse cosa Dio sta dicendo nella storia. E comprendiera che è lo che Dio nos stava dicendo nella storia. Testardamente avanti. Testarudos, cabezotas, adelante. Nada.
Aún quisiera yo dar una vuelta de tuerca más. Para un giro. Un giro. Muy bien. En el Apocalipsis que usted ha citado, cuando aparece la Jerusalén celeste, ya no hay templo. Es la comunidad de los santos. La comunidad de Israel. En toda Europa, en Amsterdam, en Francia, en todos los sitios, las iglesias están vendiendo los templos sostenibles, los templos, y son vendidos para hacer restaurantes, restaurantes, etc. El Vaticano II decía que la esencia de la presencia de Dios ya no estaba en las instituciones, porque hacía falta tener fe para ver a Dios en un obispo o en un sacerdote, sino que el amor y la unidad era el centro nuclear de la exposición de Dios en la historia. Y eso es recobrar el concepto de comunidad, porque lo bueno puede manifestar el amor es amando a otro cuando es su enemigo. Pues, ¿qué futuro le ve al templo? Yo veo que obra envuelve a toda la comunidad. Estamos todos en esa comunión de los santos, ¿no? En la capilla de la Conferencia Episcopal Española, envuelve. ¿Es esto esta visión del Apocalipsis de que la Iglesia es los santos que la componen, que es el cuerpo de Cristo? ¿Le queda alguna función al templo? ¿Cómo lo ve? Bellissimo, grazie. Vedi, proprio ieri sera, parlando con il rettore, precisamente ayer por la tarde hablando con el rector, he dicho, se volete fare una chiesa nel campo, si queréis hacer una iglesia en el campus, deve essere vostro autorritratto, tiene que ser vuestro autorretrato, come comunità eucaristica, como comunidad eucarística, e non una chiesa che deve stare per l'istituzione. No una iglesia que tiene que servir a la institución. Quando si parla che in Olanda si vendono le chiese e distruggono, in Olanda se venden las iglesias. Sí, ma siamo sinceri. Sí, pero seamos sinceros. Erano troppe. Había demasiadas. Perché i cristiani erano pochi. Porque los cristianos ya eran pocos. In tutti i paesi cattolici, todos los países católicos, cristiani non erano tanti. Los cristianos ya no eran tantos. Ma siccome istituzionalmente, pero como institucionalmente, tutti dovevano andare a messa. Todos tenían que ir. Tutti dovevano confessarsi. Todos tenían que confesarse. E allora confessionali dovevano essere 20. Todos los confesionarios tenían que ser 20. E le chiese tantissime. Y las iglesias muchísimas. E grandi. Y grandes. Ma pero, se noi guardiamo nel secoli indietro, si miramos los c'erano queste atrás, grandi chiese patriarcali. Había estas grandes Roma, patriarcales. Constantinopoli, Roma, Gerusalemme. Constantinopla, Jerusalén. Ma le chiese locali, locales, erano piccole. Eran pequeñas. Perché è l'autoritratto della chiesa. Que es el autorretrato de la iglesia. Allora, entonces, deve essere tiene que organica. Ser organica. Si deve vedere la comunità. Si tiene que ver la comunidad. Le pareti non devono essere vuote come abbiamo visto. Las paredes no tienen que estar vacías. Ma devono avere, sino que tienen que tener, devono essere fatte in modo tale. Tienen que estar hechas de manera que La persona che entra dentro, la persona que entra dentro legge Apocalisse. Lea el Apocalipsis. Vede Apocalisse. Vea el Apocalipsis. Cioè vede la comunità che è il corpo di Cristo. Ve la comunidad que es el cuerpo de Cristo. Non che vede una cosa spettacolare, enorme, imponente, grande. No, deve trovare una vita redenta, trasfigurata, cosmo trasfigurato. Cosmo trasfigurato. Niceno II. Niceno II. Dice che quando entri nella chiesa, dice que cuando entras en la iglesia, anche senza liturgia, aunque no haya liturgia, tu partecipi liturgia. Tu participas de la liturgia. E raccogli annuncio. Y recoges el anuncio. Allora io penso che il futuro della chiesa, come tempio, como templo, dopo che finisce questa follia, después de que acabe esta locura, degli ultimi 50 anni, los últimos 50 años, in Spagna, en España, alcuni premi nazionali, unos premios nacionales, per l'architettura, de arquitectura, senza dubbio, sin duda, degnamente consegnati, con merito, con merito y asignados con, ma non per la chiesa, pero no por la iglesia. Quello non è chiesa. Eso no es una iglesia. È interessante come architettura. Es interesante como arquitectura. Ma non come chiesa. Pero no como iglesia. Solo che purtroppo, solo que adesso dentro
Ahora, devono essere dentro, cattolici. Tienen que entrar los católicos. E vivono questo spazio. Y viven este espacio. Come un pugno nella pancia. Como un golpe, un puñetazo en el estómago. Loro sarebbero molto più contenti. Y estarían mucho más contentos. In un'architettura senza premio. En una arquitectura que no tuviera un premio. Nessun giornale ha scritto niente. Que ningún periódico hubiera escrito nada. Nessuna televisione ha fatto vedere. La televisión lo hubiera enseñado. Pero noi ci sentiamo tanto bene. Pero que nos encontrábamos muy bien. Perché? Perché? È la nostra. Porque el nuestro espacio. Yo pienso que el futuro es esto. Yo pienso que el futuro es este. Cuando una comunidad cristiana, se hará una iglesia a la su medida. A su medida. Y no adesso questo quartiere di Madrid debe haber una iglesia. No, ahora en este barrio de Madrid hay que hacer una iglesia. ¿Cuánto grande? 800 posti a sedere. ¿De qué tamaño? Pues 800 puestos sentados. ¿Por qué? Porque questo quartiere ha 5.000 persone. Perché este barrio tiene 5.000 personas. Sí, ma 5.000 sí, persone. 5.000 personas, pero cristianos. E allora, perché dobbiamo fare una cosa esotica? Perché hay que hacer algo exótico. Che tutti dicono. Que todos digan. Ma cosa è quello? Pero qué es eso? Va, sarà una chiesa. Va, sarà una iglesia. Perché? Perché? Perché è una cosa strana. Porque es algo extraño. Ma insomma, sí. No, penso che dobbiamo finire questo. Penso che tenemos que acabar con todo esto. Pepe Lu. Buongiorno padre, parlo la domanda in italiano per cortesia. Mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto, ma c'è una cosa che non ho capisco, forse non sono d'accordo, perché a me piace. Me ha gustado mucho todo lo que ha dicho, pero hay algo que o no lo he entendido o no estoy de acuerdo. Ha parlato sul rapporto del giorno e la notte, infatti la mancanza di rapporto tra il giorno e la notte e anche l'organico e lo critico. Ha detto che non è dialettico perché non è sintesi. A me non mi piace la spiegazione dialettica del uomo o della storia perché sembra che il conflitto è qualcosa di basica, no? Per l'uomo. Ma almeno c'è qualcosa di sintesi. Ma in questo senso se non c'è la sintesi, vorrei dire che il conflitto, siamo condannati al conflitto storico-culturale tra il giorno e la notte, tra l'organico e lo critico. Non c'è la possibilità di un rapporto o di un dialogo tra di noi, tra l'organico e tra lo critico. Forse dico che non so se lo capisco bene o male, o forse che non mi piace perché mi piace quella parte delle frontiere, no? O forse del crepuscolo, che credo che sia qualcosa di interessante. Interesante, sí, ma trágico. Sí, sí, ha preguntado que, bueno, que dado que no hay una síntesis dialéctica, sino una relación, tal y como ha explicado el padre antes, entre el día y la noche, de día a día y de noche a noche, la pregunta es si no hay una posibilidad de hacer de alguna manera ese diálogo desde lo crepuscular, ¿no? Que es lo que le gusta aquí a Pepe Lu. Allora, vedi, mira, se noi cristiani viviamo permanentemente con primato dell'organico, che sí, questo no. È stato cristiano vero. Sì, sí, nosotros cristianos vivimos permanentemente con. Noi siamo nella modernità. Nosotros estamos en la modernidad. E se noi tenevamo più alla vita, si estuviéramos más atentos a la alla vida, comunione, alla comunión, che alle strutture razionali, politiche, non so quali, parastatali, noi uscivamo fuori dalla modernità, avremmo salito dalla modernità, molto meno indebitati verso, verso la modernità, con la modernità, molto più profetici, mucho más proféticos, molto più nuovi. Mucho más nuevos. Perciò io penso che quella sintesi di Basilio, la sintesi de Basilio per noi è permanente. Para nosotros es permanente. E la nostra attenzione dovrebbe essere che nuestra quello non viene stravolto. La nostra attenzione tendría que ser la de que aquello no se le dé la vuelta. Dove è la sintesi per noi cristiani? Dove sta la sintesi per nel primato della vita. Nella e nel crepuscolo, vita. Nel crepuscolo la vita soffre. La vita soffre. È ferita. Sta herida. La nostra sintesi, è che la nascita viene dalla ferita. Es que el nacimiento viene de la herida. Quella fessura sulla carne di Cristo, esa herida en la carne de Cristo, è la fessura la herida
attraverso la quale la Chiesa genera i suoi figli. Attraverso la quale la Iglesia genera sus hijos. Quello è il parto. Ese es el parto. Per noi, para nosotros, la sofferenza come viene descritta nell'Apocalisse. Il sufrimiento como viene descrito nell'Apocalipsis. La storia sarà sempre tragica e drammatica. La historia será siempre trágica y dramática. Ma noi cristiani, a causa del mistero pasquale del nostro Signore, a causa del misterio pascual de nuestro Señor, e dell'opera dello Spirito Santo, de la obra del Espíritu Santo, che è l'unico capace, que es el único capaz, che dalla ferita, que de la herida, viene la vita. Venga la vida. Per me questo invece è compito para mí esto, en cambio, della formazione. Tarea de la formación. Questo è il compito della formazione nostra. Esta es la tarea de nuestra formación. La contemplazione. Contemplación. Che le persone riescono a vedere que las personas consigan nella tragedia ver la personale, tragedia personal, nazionale, nacional, planetaria, non so quale, lo que sea, l'opera della redenzione. La obra de la redención. Perché noi pensiamo che l'opera della redenzione sarà un'opera taumaturgica, miracolante. Nosotros pensamos que la obra de la redención será una obra taumatúrgica, milagrosa. Que el mundo slitterà come una slitta. Pero que el mundo nel divino. Se deslizará hacia lo divino. Ma pero, la salvezza è venuta in modo drammatico e tragico. La salvación vino de modo dramático y trágico. È proprio questo che non potevano accettare i scribi e i farisei. Esto es justo lo que no podían aceptar los escribas y fariseos. No? Una visione di Messia, visión del Mesías, fragile, frágil, ferito, herido. Ecco, se vogliamo alla faccia di Hegel, si queremos ir al... noi crediamo nella ferita. Nosotros creemos en la herida. Noi crediamo nella debolezza. Nosotros creemos en la debilidad. Questa è la nostra sapienza. Esta es nuestra sabiduría. Quando sono fragile, sono forte. Cuando soy frágil, entonces Signore soy sceglie debole. El Señor elige a los débiles. Questo cattolicesimo, este catolicismo, vive un colasso. Vive un colapso. Perché è basato sull'uomo. Porque está basado en el hombre. La modernità come antropocentrica. La modernidad como es antropocentrica está en crisis. E così come antichità. L'antichità è crollata perché è stata basata sull'individuo. L'antichità si derrumbò perché stava basata sull'individuo. E così sta crollando adesso y así la está modernità. Derrumbandosi ora la modernità. Ma noi non partecipiamo a questo. Pero nosotros no participamos. Perché noi non siamo basati sull'individuo. Porque nosotros no nos basamos sobre el individuo. E la nostra vita è basata sulla potenza di Dio. Nuestra vida está basada en la potencia de Dios. E non sull'arte persuasiva, dice Paolo, no? No sobre el arte persuasivo, come dice Paolo. Sofisticati ragionamenti. Sobre sofisticados razonamientos. Ma sulla manifestazione che la ferita diventa il parto. La manifestación de que la herida se convierte en el parto. È una cosa grossissima. Es algo. Quante volte trovo le persone ferite? Quante volte mi incontro persone dai genitori in modo tragico? Por los padres de manera trágica. E quanti anni hai? ¿Cuántos años tienes? 60. 60. Ancora porta la ferita. Todavía lleva la herida. Tutto legge in chiave di questa ferita. Todo lo lee en clave de herida. Tutta una reazione a quella ferita. Toda una reacción contra esa herida. Ma ferma. Pero, espera. Proviamo a vedere. Parate, vamos a ver. Se in questa ferita, a lo mejor en esta herida, ancora sangue, hay todavía sangre, ancora il pus, todavía hay pus, o questo è l'unica cosa, questo es lo único, attraverso quale tu ti puoi unire a Cristo. Tú puedes unirte a Cristo. E trovarti nella sua ferita. Y encontrarte en su herida. La nostra unione con Cristo, nuestra unión con Cristo, non è avvenuta grazie alla nostra bravura. No ha sucedido por nuestra capacidad. O grazie a una sua azione perfetta. O gracias a una acción suya que ha abbracciato tutti. Que ha abrazado a todos. Ma grazie a un fallimento suo. Sino gracias a un fallo suyo. Che non è solo fisico. Que no es solo físico. Perché prima della ferita fisica. Porque antes de la herida física. Lui ha dovuto passare la ferita spirituale. Él ha tenido que pasar por la herida espiritual. Cioè il peccato di Adamo. Es decir, el pecado de Adán. Lui ha dovuto identificarsi. Él ha tenido que identificarse. E benché non peccatore, y aunque no era pecador, fu trattato da peccato. Fue tratado como pecado. Un russo che io amo molto questi autori, que yo quiero mucho a estos autores, perché hanno tanto da dire. Porque tienen mucho que decirnos. E lui dice proprio questo, no? Él dice precisamente esto. Che gratta i nostri peccati. Eso que quita, arrasca todos nuestros pecados.
araña. E arriverai al volto di Cristo. Llegarás al rostro de Cristo. Sali, sali sulla cima della tua bravura. Sube, sube sobre la cima de tu gran capacidad. E troverai la tua solitudine. Y encontrarás tu soledad. Sarai solo. Estarás solo. Io penso che benché siamo in Spagna, yo pienso que aunque estemos en España, e siete abituati al Torida, estáis habituados al a Torida, come si chiama? A las corridas, toros. Sí. A los toros, a las corridas. Ma penso che anche voi avete un orario di un certo limite, no? Penso che también tenéis un orario con un cierto límite. ¿No? Benché i tori sono sempre pronti, però. Bene, aunque los toros siempre. Ecco, ultima domanda. Ultima. Gracias, Padre Marco. Como aquí se trata de volver a la orgánica de la vida, dobbiamo tornare all'organico, alla vita. Lei porta qui la sua vita. Non so se la mia è una domanda o una richiesta. Es que hay, o sea, desde la tentación racionalista o desde la tentación del crepúsculo, de la tentación racionalística o del crepúsculo, todo lo que nos ha propuesto aquí, yo cerco de todo lo que se ha propuesto aquí, con su provocación, me ha provocado mucho, mucho. En algunos momentos me ha generado mucha inseguridad. En algunos momentos me ha provocado un poco insegura. Donde nos sentimos seguros y donde. Perché cerchiamo le insicurezze in tante cose che non sono. Sobre che stiamo repensando desde ese mismo suelo, creo. E usted nos sta proponendo algo, creo che molto provocador. Ci propone qualcosa molto provocativo. Che, se mi permette, ma che que no, non ha a che vedere con le nostre insicurezze razionalistiche. Grazie a Dio, non ho comprendito bene in questa conferenza. De la misma manera che usted ve ahí algo che io non sono capace di vedere, perché mi mirada no. No está su modo que lei vede lì, cose che io non sono capace di vedere perché il mio sguardo non è indicato. Penso che le sue intuizioni non possono essere vivite, almeno per me, anche se quiero, según salga por ahí. Entonces, más que no sé si es pregunta o es petición, que creo que Daniel también adelantaba, y es que en esa comunidad que queremos con en la que queremos caminar, que también nos ayude usted, si nos ilumine, trabaje con nosotros, nos pide las orejas, que quede que nos ayude a fare questa vita, a descubrir por nosotros mismos, perché, no podemos, usted no puede hacer el cambio por nosotros, pero al menos per essere capace noi di fare quel cambio, la strada che lei hay algo muy grande, que también es un regalo por su parte, pero también posiblemente y seguro que de parte de Dios, y que tenemos que saber. No sé si con pensamiento o con intuición, una intuición que entre aquí y a la voluntad al mismo tiempo. No sé si es pregunta, es petición, es confesión, no sabría tampoco decir. Eso es una demanda, una requisita, una confesión, pero ¿cómo hacer aquello? Ma, io sono una modesta realtà. Yo soy una realidad modesta. Pero, oh miseria. Però io semplicemente ho avuto la grazia. Io semplicemente ho tenido la gracia dei miei genitori, de que mis padres, che mi hanno messo l'amore per la vita, che me inculcaron el amor a la vida, che era l'amore per gesto, que era el amor por un gesto, per simbolo, por símbolo. Poi ho avuto i miei superiori e formatori che hanno rafforzato la stessa cosa. Luego he tenido mis superiores y formadores que han reforzado lo mismo. E ho vissuto 30 anni a fianco di uno dei più grandi del XX secolo, y he vivido Padre Spitlik. 30 años al lado de uno de los más grandes del siglo XX, el Padre Spitlik. E ho avuto la grazia di incontrare al momento giusto uomini e donne giuste. Y he tenido la gracia de encontrar en el momento justo a personas justas. Mi ha molto cambiato l'amicizia con Giovanni Paolo II. Mi ha cambiato molto l'amistad con Juan Pablo II. Le mie conversazioni con lui. Mis conversaciones con él. Mi ha molto cambiato l'amicizia con Carlo Maria Martini. Mi ha cambiato molto l'amistad con Carlo Maria Martini. Un uomo straordinario. Un hombre extraordinario. Di una umiltà unica. De una humildad única. L'amicizia con Olivier Clément. L'amistad con Olivier Clément, un grande ortodosso francese. Teologo ortodoxo francés.
Sto dicendo questo. Sto dicendo esto. Perché penso che bisogna saper raccogliere. Porque pienso que hay que saber recoger. Le cose significativo attraverso le relazioni. Las cosas significativas a través de las relaciones. Perché gli incontri sono luoghi della verità. Porque los encuentros son los lugares de la verdad. E io sento. Yo siento. E forse sbaglio, ma non ci credo che sbaglio. Y a lo mejor me equivoco, pero no lo creo. Nella vostra realtà. Que en vuestra realidad. Qualcosa di diverso di come ho conosciuto in giro. Hay algo diverso de lo que he conocido por ahí. Trovo in voi. Encuentro en vosotros. Una humildad. Una humildad. Que ancora vi permette. Que todavía os permite. Di creare. Crear. E come diceva prima come uno di loro, antes, due lì sulla creatività. Acerca della creatività. Per essere creativo, para ser creativo, noi dobbiamo superare questa dinamica. Tenemos que superar esta dinámica. Tra peccato e redenzione. Entre pecado y redención. Questa è una dinamica. Es una dinámica che porta alla redenzione. Que lleva a la redención. Ma una volta arrivati alla redenzione. Pero una vez llegada la redención. Si passa nell'epoca ecclesiale. Se pasa a la época eclesial. Dunque l'epoca dello Spirito Santo. Por tanto la época del Espíritu Santo. Dunque dove noi sviluppiamo l'umanità. Por tanto donde nosotros desarrollamos la humanidad. Secondo Cristo. Según Cristo. Una umanità teofanica. Una humanidad teofánica. Dove noi non siamo più convinti. Donde ya no es que estamos convencidos. Che per ottenere la grazia. Que para obtener la gracia. Bisogna pregare in ginocchio. De rodillas. Ma se io sono arrivato alla redenzione. Sino que si yo he llegado a la redención. E sono libero da me stesso. Estoy libre de mí mismo. Allora se io sono portato a sciare. Entonces, si a mí me llevan a esquiar, posso diventare campione del mondo. Puedo llegar a ser campeón del mundo. Esercitando lo sci, y ejercitando el otterrò esquí, la stessa grazia. Llevaré la misma gracia. Come prima, que antes, in ginocchio pregando. De rodillas, rezando. Questo non è comune nel nostro pensiero. Esto no es común en nuestro pensamiento. Ma allora io faccio un'altra domanda. Pero entonces yo os hago otra pregunta. A quelli che vorrebbero chiudere i cristiani. A los que querrían permanentemente nella dinamica. Permanentemente. Peccato e redenzione. De pecado y redención. Con che cosa prepareremo la seconda venuta di Cristo? Con qué vamos a preparar la segunda venida de Cristo? Se non con la nostra divina umanità in Cristo. Con nuestra divina humanidad en Cristo. Ma questo significa, pero esto significa che siamo liberi a abbandonare certi pensieri. Estamos libres de abandonar certi autori. Pensamientos, ciertos autores. Io non ho niente contro Kant. No tengo nada contra Kant. Oh no, per dir vero, qualcosa c'ho. Sí. Bueno, a decir verdad, algo tengo en contra, sí. Però non mi interessa. Pero es que no me interesa. Io c'ho poco tempo. Yo tengo muy poco tiempo. Io pochi anni uno vive. Vive uno pocos años. Vuoi che perdo tempo? ¿A qué voy a perder tiempo? A leggere Kant. A leer a Kant. Ma neanche per sogno. Pero vamos, ni soñando. Come non leggo igual que no leo il paese, i giornali, il mondo, non so che cosa. El país, el mundo, no sé qué periódicos. Io leggo solo Biof. Yo solo leo a solo Biof. Io leggo Vangelo di Giovanni. Leo el Evangelio de Juan. La lettera ai Galati. La carta a los Gálatas. Basilio il Grande. Basilio el Grande. Perché questi mi nutrono. Porque estos me alimentan. Mi danno slancio. Me nutren, me impulsan. E abbandono certi pensieri. Y dejo ciertos pensamientos y autores. Bisogna aver coraggio. Hay que tener la valentía di scegliere i maestri. De elegir a los maestros. Allora, y entonces, io penso che voi siete ancora in una fase pienso que vosotros estáis docile. En una fase dócil. Perché probabilmente, come si vede, avete passato porque se ve, habéis pasado umiliazione, humillaciones, peccato, pecado. Redenzione. Redención. E quando uno si sente redento, quando uno si sente redimido, deve abbracciare lo Spirito Santo. Tiene que abrazar el Espíritu Santo. Perché là sempre Trinità è sinergetica. Porque allí la Trinidad es siempre sinergética. In ogni azione tutte e tre persone. Están todas las tres personas. Però nella asse redentiva, pero en el eje redentor, l'asse centrale è Cristo. El eje central es Cristo. Ma nell'asse ecclesiale, en el eje eclesial, è lo Spirito Santo. Es el Espíritu Santo. E lo Spirito Santo significa alzare il livello di vita.
Y el Espíritu Santo significa levantar el nivel de vida da una realidad individual de una realidad individual a una realidad comunional a una realidad comunional. Se voi siete questo e desiderate si questo, sois esto y deseáis esto, e la mia modesta realtà può essere utile, mi modesta realidad puede ser útil, io penso che siamo qua. Yo pienso que aquí estoy. Però è l'amicizia che è la via della Chiesa. Es la amistad la que es el camino. Se noi saremo amici, si nosotros somos amigos, spontaneamente nascerà qualcosa. Spontaneamente nacerá algo. Tu dici non so capace leggere. Tu dices que no eres capaz de leer. Tu pensi così. Tu piensas así. Cominci a frequentare quello spazio. Empieza a ir a ese espacio. E pian piano y poco sarai a poco dentro. Estarás dentro. Se tu ami il tuo marito. Si tú amas a tu marido. Magari non eri capace di cucinare. A lo mejor no eras capaz de cocinar. L'amore. Pero el amor ha messo insieme. Ha puesto junto. Il cervello e le mani. El cerebro y las manos. Que es el inicio de la creatividad. Es el inicio de la creatividad. Povero marito. Pobre marido. Perché ha dovuto subire. Perché ha tenido que sufrir. Le minestre sbagliate. Las sopas equivocadas. Però ha mangiato l'amore. Pero ha comido el amor. La minestra non era buona. La sopa no era buena. Ma l'amore era bello. Pero el amor era hermoso. E allora così uno si impara. Y así uno va aprendiendo. Quando uno comincia a amare una persona. Cuando uno empieza a amar a una comincia persona, a creare. Comienza a crear. Questo è. Io penso che anche in come si chiamano queste torride o corrida, come si chiamano? La corrida del toros. Ecco, anche quella da corrida del toros al limite, no? Penso che vero rettore. Al limite. Ah, ha detto rettore che no, perché a me mi dispiace per voi, state sfiniti, cioè proprio che non capite più lo nulla. Lo siento por vosotros porque ya no podéis entender nada, tenéis que estar agotados. Perciò dico andiamo, no? Sí.